Parliamo con Elio Formosa della CISL Scuola. Elio Formosa è un sindacalista di lungo corso, ha rivestito incarichi importanti anche a livello nazionale, appunto all'interno della CISL Scuola. Attualmente si occupa, come peraltro ha fatto anche per tantissimi anni, si occupa della formazione professionale, è uno dei responsabili del settore della formazione professionale per conto della CISL Scuola. Ecco, con Elio Formosa cerchiamo di approfondire un po' alcuni aspetti legati proprio ai problemi della formazione professionale. Senta, intanto Formosa, ci spieghi in parole semplici che cosa è esattamente la formazione professionale e qual è il rapporto fra formazione professionale e istruzione professionale? Che differenza c'è? Allora, la formazione professionale viene da molto lontano, viene dall'esperienza di Don Bosco o del Murialdo, che i primi in assoluto hanno raccolto nel nostro paese, hanno accolto nel nostro paese quei ragazzi che uscivano dai percorsi dell'istruzione o che non avevano assolutamente alcuna istruzione e li indirizzavano attraverso dei percorsi professionalizzanti verso il mondo del lavoro. Don Bosco è stato il primo personaggio, insomma, il santo che per primo ha istituito l'apprendistato nel nostro paese. Il primo contratto di apprendistato risale a Don Bosco. Oggi la formazione professionale ovviamente non è più quella, è qualcosa di diverso. È un percorso di secondo livello incardinato nel sistema della pubblica istruzione, che rilascia titoli di studio triennali, quadriennali, quindi qualifiche e diplomi professionali, e che attraverso il percorso IFTS, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, consente anche l'accesso agli istituti tecnici superiori e quindi anche all'università. È un percorso che accoglie circa 300.000 ragazzi provenienti dal primo ciclo dell'istruzione, e li indirizza verso una gamma vastissima di qualifiche professionali che sono all'interno di un repertorio di qualifiche professionali e che è strettamente collegato anche al mondo, ai territori, ovviamente, perché sono scuole territoriali, in Veneto si chiamano già scuole, li indirizza verso, le imprese che sono in stretto collegamento appunto con i centri di formazione professionale. Da qualche anno a questa parte, e qui si dovrebbe fare un ragionamento, un discorso anche abbastanza complesso, anche gli istituti professionali di Stato si sono appropriati del modello della formazione professionale, un modello ovviamente improntato sull'esperienza laboratoriale e innanzitutto diciamo, sull'accoglimento dei ragazzi con maggiori difficoltà. Questa dicotomia che esiste nel nostro sistema dell'istruzione, cioè due soggetti che fanno lo stesso mestiere, che svolgono lo stesso mestiere, non ha avuto il successo che si sperava, in quanto l'istruzione statale ha tentato, ha cercato e lo ha scritto anche a chiare lettere di, come dire, di contenere il fenomeno molto elevato dell'abbandono, della dispersione, dell'insuccesso scolastico negli istituti professionali di Stato, acquisendo appunto, come dicevo prima, le competenze, le modalità, le didattiche, il modello organizzativo della formazione professionale, mutuandolo, trasportandolo proprio all'interno degli istituti professionali di Stato. Senta, Formosa, ma ad un certo punto, intorno alla metà degli anni 2010, insomma, quindi non tantissimo tempo fa, 5, 6, 7 anni fa, all'interno della conferenza Stato-Regioni era emersa una soluzione che poteva anche apparire interessante, cioè mettere insieme, istruzione tecnica con istruzione professionale. Di cosa si tratta esattamente? Qual era l'idea? Qual era il modello che stava emergendo? Allora, prima di tutto bisogna partire da un presupposto, che per la prima volta le regioni si sono trovate d'accordo, tutte le regioni, sul nuovo modello di organizzazione
del nostro sistema di istruzione tecnico-professionalizzato. E questa era una novità assoluta, perché le regioni stavano in quel momento parliamo del 2014, stavano parlando al governo di allora, che stava improntando una legge di riforma dell'intero settore dell'istruzione professionale in Italia, e non solo di quello. E cosa proponevano le regioni? Il modello di riferimento, innanzitutto, era quello trentino. In Trentino l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica svolgono una stessa identica funzione, sono un unico canale. E il punto più importante, il centro, la focalità su cui convergeva la proposta delle regioni era proprio sulla formazione professionale. Cioè, quindi l'impostazione che loro davano e la semplificazione che loro volevano del sistema dell'istruzione nel complesso vedevano tre filiere: la filiera dei licei, la filiera dell'istruzione tecnico-professionalizzante e la formazione professionale. La formazione professionale avrebbe avuto un ruolo di accesso più diretto ed immediato al mondo del lavoro di tutti quei ragazzi che avevano dimostrato, ovviamente, di non accettare un percorso quinquennale, anche di alto livello, tecnico-professionalizzante nella filiera dell'istruzione statale. Bene. Questo progetto fu messo nero su bianco e fu proposto al governo, che in un primo tempo lo prese in considerazione, ma trovò una grande opposizione, ovviamente, da altre forze politiche, ma probabilmente anche dalle organizzazioni sindacali, che ebbero, come dire, forti preoccupazioni sulla tenuta occupazionale del settore dell'istruzione professionale, che perdeva la propria identità confluendo in un unico canale. Sì. Ecco, le chiederei di approfondire un attimo un tema. Ma in che modo la formazione professionale può contribuire anche a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e dell'obbligo di formazione? Perché questo è un altro dei grandi temi, cioè c'è chi sostiene che l'obbligo scolastico non si può assolvere lì dentro, perché non è un percorso scolastico vero e proprio, è un dibattito vecchio. Lei cosa ne pensa? Assolutamente non è così. Cioè, il ragazzo che si iscrive ad un percorso di formazione professionale svolge anche delle materie che sono, come dire, a cavallo tra l'istruzione e la formazione professionale per grandi aree tematiche o competenze di base, che sono le competenze linguistiche, matematiche, tecniche, scientifiche. Quindi sono, per farla breve, un ragazzo della formazione professionale impara a leggere le istruzioni d'inglese dei macchinari, mentre un ragazzo che proviene da un istituto professionale, non voglio essere critico assolutamente, forse queste cose non le sa ancora fare. Quindi di conseguenza voglio dire, esistono delle materie che mettono in relazione i due sistemi, non solo, ma il ragazzo ovviamente è in un sistema che è la terza gamma del sistema dell'istruzione pubblica nel nostro paese. Questo così lo definisce, voglio dire, la normativa vigente. Non è che parliamo di cose per certo. Cui, superato l'obbligo di istruzione a 16 anni, ovviamente interviene il diritto dovere, e con il diritto dovere questo ragazzo acquisisce, con un esame ovviamente, a seguito di un esame, una qualifica professionale il cui valore non è riconosciuto solo in ambito regionale o in ambito italiano, ma anche in ambito europeo. Può proseguire i propri studi con un quarto anno che rilascia un diploma professionale di livello ancora più alto, EQF europeo, ovviamente, e quindi spendibile in tutta l'Unione Europea, e nello stesso tempo può accedere al quinto anno di un percorso di istruzione professionale o di altro percorso, con un esame ovviamente, con un esame che consente, voglio dire, attraverso una valutazione delle conoscenze e delle competenze che il ragazzo ha,
fino a raggiungere una maturità che è propria, voglio dire, del sistema quinquennale statale, Quindi, e quindi accedere all'università. ancora una questione. Allora, ci sono state in questi anni molte esperienze nell'ambito della formazione professionale, anche grazie all'intervento delle regioni, un po' di più, un po' di meno, a seconda anche del tessuto produttivo che in ciascuna regione c'è. Ecco, a distanza di anni, adesso che cosa possiamo dire? Cioè, la formazione professionale davvero dà gli strumenti per consentire al ragazzo di entrare nel mondo del lavoro? Voi quali dati avete? Cioè, come sta andando la cosa? Allora, io farei parlare direttamente alle regioni nei loro documenti. Le regioni affermano tutte che dopo 6 mesi dalla qualifica professionale, e quindi sto parlando dopo la triennalità, il 60% dei ragazzi ha già trovato occupazione nel sistema produttivo del nostro paese. Una percentuale invece riprende gli studi, anche molto alta, quindi rientrando nel sistema scolastico ordinamentale statale. Quindi è una percentuale elevatissima. Tenendo presente, tenendo conto che in alcune regioni, in molte regioni del centro-sud, la formazione professionale è un canale residuale, dove, come abbiamo detto prima, le regioni non investono, ma fanno sì che investano gli istituti professionali con grande fatica, però dobbiamo pensare che quel 60%, se lo spandiamo su un numero inferiore di regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Emilia-Romagna, Liguria, beh, forse quel 60% diventa il 90%, se non di più. Senta Formosa, però c'è un problema. E il problema è che poi alla fine, se in un territorio, in una regione, l'offerta, di lavoro manca, è ovvio che il problema è quello, non è tanto un problema di, formazione. Come stanno le cose? È esattamente così? Oppure la formazione può in qualche misura anche influire sulla occupabilità dei giovani? Allora, guardi, la formazione professionale la si è voluta legare per forza di cose, per ragionamenti di carattere ideologico, non so, al territorio. Ora, il territorio per alcuni può essere, voglio dire, un'opportunità, per molti altri è una gabbia vera e propria. In quei territori dove non c'è un tessuto produttivo molto forte, è giocoforza che a quei ragazzi non riescono comunque a trovare occupazione. Allora, la formazione professionale non è uno strumento da legare al territorio, ma da legare al concetto di occupabilità, oltre che di occupazione. Io conosco moltissimi ragazzi che dalla Sardegna vanno a fare la propria esperienza nel mondo, per esempio, alberghiero, come nel mondo della meccanica, come nel mondo in altre regioni, ad esempio. Quindi legarlo al territorio ha significato per molte regioni uccidere la formazione professionale o contenerla e non dare ai propri ragazzi l'opportunità di professionalizzarsi. Non legarlo al territorio, ma renderla, come dire, esigibile e in qualche modo strutturarla sulla domanda di professionalizzazione che viene dal mondo giovanile. Per esempio, se io faccio un esempio che molte volte mi viene richiesto, ma insomma, se io so che nella Basilicata ho 100 ragazzi, 50 ragazzi che vogliono fare l'elettricista, ma in quella regione non ci sono imprese che possono accoglierli. Non faccio un corso di formazione professionale? Lo devo fare perché ho un obbligo da parte delle regioni di rispondere in modo, diciamo, funzionale
alla domanda che mi proviene dal territorio. Ecco, queste regioni non rispondono a queste domande, quindi non danno la possibilità ai ragazzi di professionalizzarsi e nello stesso tempo di avere opportunità occupazionali anche in altri contesti territoriali. E gioco forza, come dicevo prima, ma se io la mia qualifica triennale o quadriennale la posso spendere in Europa, perché nel nostro paese io la devo legare a un territorio ristretto che non è in grado neppure di formulare, voglio dire, un'offerta formativa per i propri cittadini. Ecco, noi la ringraziamo molto di questa bella chiacchierata, perché credo che al termine di tutto ciò noi stessi, ma anche i nostri lettori, chi ci segue sicuramente ha qualche strumento in più per capire con precisione che cos'è la formazione professionale, e ci auguriamo anche di aver contribuito a sfatare un po' questo mito, che questa brutta leggenda, diciamo, che la formazione professionale sia una scuola per ragazzi di serie C. Lei ci ha spiegato che così non è, e quindi questo credo che sia un contributo importante per aiutarci a capire meglio di che cosa stiamo parlando.